Io sono il dottor Parisi, sono il direttore del carcere di Bollate. Il carcere vuole essere sempre più aperto al territorio, vuole che sia veramente parte integrante del sistema complessivo che lo circonda, quindi anche tutto il tema della tecnologia, ma più in particolare il tema delle risorse umane che all'interno del carcere possono fornire un apporto anche rispetto alla tecnologia, a noi interessa moltissimo, investiamo moltissimo sulle persone e quindi sui percorsi di inclusione sociale. Il nostro obiettivo è proprio quello di fornire più possibile le competenze che poi spendibili sul mercato del lavoro e quindi in questo ambito con percorsi per cui soggetti che hanno fatto un certo periodi di detenzione riescono a dedicarsi alla rete, a dedicarsi alla tecnologia, avere anche una capacità molto elevata in questo ambito, quindi al di là dei classici corsi di informatica di base che noi comunque facciamo, è veramente un salto credo di qualità, credo che sia anche un modo in cui l'istituzione penitenziaria contribuisce al in qualche modo tra virgolette al progresso tecnologico, mi permetto di dire, ma più in particolare a restituire alla collettività dei soggetti che poi non ricommettono determinati comportamenti e quindi abbassano anche il livello di recidiva. Fermo restando che in carcere ancora ci sono comunque delle inibizioni rispetto al collegamento con l'esterno che sono facilmente intuibili, però anche lo strumento informatico che è legato all'attività di studio, all'attività di lavoro, è sempre più utilizzato all'interno delle strutture penitenziarie e a Bollate in particolare. Questo aiuta molto a sentirsi parte, no, del territorio e noi stiamo cercando più possibile di rendere virtuali quelle barriere, no, che comunque concretamente poi ci sono, virtuali per la collettività che sente il carcere come una parte del territorio e per i detenuti che nel carcere, comunque nell'istituzione penitenziaria, possono effettivamente sentirsi cittadini alla stregua degli altri cittadini. L'obiettivo è quello di attivare all'interno della struttura dei servizi del territorio, quindi il comune si è reso disponibile, questo per noi è stato molto importante, a fornire il servizio anagrafe, cioè sostanzialmente i detenuti alla stregua degli altri detenuti, degli altri cittadini possono avere i certificati, la carta d'identità all'interno della struttura, ma abbiamo delle interlocuzioni con altri enti, penso all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, ad altri, per esempio all'Associazione degli Inquilini per le Case Popolari, cioè a chi si occupa anche delle indennità di disoccupazione, cioè servizi per cui il detenuto a cui normalmente non può accedere in quanto detenuto, se non attraverso delle mediazioni con volontari oppure altri operatori, in questo caso ne può fruire all'interno direttamente della struttura. E credo che questo sia sempre più un passo verso quella integrazione a cui facevo riferimento prima, cioè il carcere è una struttura che è anche un servizio, perché comunque deve tentare di restituire alla collettività dei soggetti che poi non commettono più dei reati, ma è un servizio anche perché si può contare su risorse umane attive che possono ricadere positivamente sulla collettività, cioè se il carcere è un luogo in cui si scoprono delle competenze, si rafforza un senso di autostima, queste competenze poi vengono concretamente spese, ecco che unitamente a dei servizi che sono sul territorio poi diventa veramente parte integrante del territorio.